Buongiorno a tutti. Benvenuti al nostro corso online della lingua italiana di Hujiang. Sono la vostra professoressa Giovanna. 欢迎收听沪江网校意大利语课程。我是 Giovanna 老师。Da oggi studiamo insieme il livello C1. Vi accompagnerò di passare un periodo intenso, ma anche divertente. 从今天开始，我们将一起学习 C1 的课程。我将陪伴你们度过一段紧张而有趣的学习时光。Oggi continuiamo a studiare l'unità 1, la lezione 2. Vi ricordate dell'argomento di questa unità? Sì, è proprio esame. Siete pronti? La prima parte facciamo un esercizio insieme per riscaldarci. La richiesta di questo esercizio è che è meglio che lavoriate in gruppo e discutiate. Ma sei da solo anche va benissimo. Non ti preoccupare. Ok. Trovate la parola estranea in ogni gruppo. Adesso vediamo la prima riga. Conferenza, facoltà, ateneo, università. Qual è la nostra risposta giusta? È facile, no? È conferenza. È la riunione di più persone per discutere problemi politici, culturali, eccetera. Invece facoltà, ciascuna delle unità didattiche in cui è ripartito l'insegnamento universitario. E ateneo, invece, e istituto di insegnamento superiore. Tutti e due sono i sinonimi di università. E conferenza? È proprio la parola estranea. La seconda riga. Studente, alunno, allievo, candidato. Qual è speciale? Sì, è candidato. Candidato invece ha due significati molto importanti. Il primo vuol dire persona che ha posto o di cui è stata posta. La candidatura di una carica o ad un ufficio. Il secondo significato è chi si presenta a un concorso ad un esame. Quindi la risposta è facile. Passiamo alla terza riga. Prova, test, provino, esame. Provino ha un significato specifico. Breve prova di recitazione cinematografica, qui viene sottoposto un aspirante attore. Ma prova è una parola a tanti significati. Qui scelgo quelli tre più importanti da spiegare. Numero 1 significa ogni esperimento compiuto per accertare la qualità di una cosa, dimostrare il valore o la giustezza, o di un'affermazione, verificare le abitudini di qualcuno o controllare il funzionamento di una macchina. Facciamo un esempio. Diciamo, sottoporre a una prova ad un impianto nuovo. Capito? Sottoporre a una prova a qualcosa. Il secondo significato è testimonianza, documento che dimostra autenticità di un fatto e la veridicità di un'affermazione. Per esempio, presentare una prova certa e sicura. Numero 3. Prova è il sinonimo di test, di esame.
Avete fatto bene? Vediamo insieme la quarta riga. Sostenere, superare, passare, bocciare. Le prime tre parole usiamo con esame per esprimere lo stesso senso. Diciamo sostenere l'esame è proprio come dare l'esame. Superare l'esame o passare l'esame sono sempre gli stessi. Invece bocciare è il contrario delle altre parole. Vuol dire respingere agli esami. Avete capito? Se dico il professore mi ha bocciato, vuol dire non ho passato l'esame. Ok? Quindi la risposta è bocciare. Passiamo alla quinta. Docente, preside. Maestro, insegnante. Preside è proprio diverso come gli altri. Preside è il capo di un istituto di istruzione secondaria. E invece maestro vuol dire insegnante elementare. Quindi docente, maestro e insegnante hanno lo stesso significato. Ok, lavoriamo con l'ultimo. Stressato, preparato, ansioso, agitato. Preparato si tratta di essere disposto pronto e gli altri esprimono un sentimento con tanto stress. Insomma, la risposta è semplice. Adesso facciamo un esercizio di ascolto. Ascoltate l'intervista e segnate con una X le affermazioni presenti. Dovete ascoltarla due volte e durante la prima volta non vedete le affermazioni. Dopo l'aver sentito, avete un minuto per leggerle. Dopo l'aver finito, sfogliate alla pagina prossima e vi do i paragrafi chiavi come riferimenti. Ok, va bene? Avete fatto bene? La soluzione è 1, 3, 5 e 6. Adesso vi spiego come si rispondono. Il conduttore della trasmissione non è molto bravo con gli SMS, oppure diciamo i messaggi anche va bene. Perché dice, io forse sono abbastanza indietro, ma con gli SMS ci metto un sacco di tempo a scrivere una parola. Qui ci sono da scrivere delle formule, delle parole in greco, come si fa? Che vuol dire? Il conduttore pensa che sia difficile scrivere i testi sulle materie, perché ci vuole tanto tempo per inviarsi i messaggi. Anche da noi, per gli età mezza o gli anziani, è molto difficile scrivere i messaggi, no? La seconda affermazione scelta è il 3. Gli SMS inviati agli studenti sono molto brevi, perché qui si dice, dunque, a parte che non puoi così difficile mandare un SMS, ci sono diversi tipi di cellulari che i ragazzi lo fanno molto velocemente, breviando parole. Ok. Qui è già sufficiente a spiegare tutto. I ragazzi fanno un messaggio in un modo diverso, veloce e breve, e di solito con scritto semplice. Se si vogliono esprimere dove sei, scrivono sei con il numero sei, perché le pronunce sono uguali. Se vogliono scrivere comunque, invece scrivere solo con tre caratteri, C, M, Q. E questo modo si capisce solo tra loro. Qui la parola chiave è abbreviare.
vuol dire fare più breve o accorciare. Abbreviare una parola vuol dire scriverla più corta. La terza affermazione scelta è numero 5. In internet è possibile trovare le prove d'esame risolte, perché qui è detto. Poi c'è chi all'estero svolge la prova e la ripubblica sul forum, quindi noi ci limitiamo in realtà a mettere a disposizione. E noi ci limitiamo in realtà a mettere a disposizione i forum, che sono uno strumento libero al quale possono accedere tutti, sia coloro che mandano un SMS per scrivere la prova è uscita, sia per coloro che poi quella prova la svolgono e la pubblicano per tutti. E qui infatti vuol dire che è difficile controllare i comportamenti in internet. Gli studenti ci riescono a trovare le soluzioni e le parole risolte che si svolgono all'estero e poi si mettono sul forum. È libero e facile sia per chi che cerca le soluzioni che ai quali che le pubblicano. In questo testo ce ne sono due parole che dobbiamo capire bene. Uno è accedere. È un verbo intransitivo. Vuol dire avvicinarsi ad un luogo o uno scopo. Qui possono accedere tutti. Vuol dire tutti ce la fanno. Avete capito? E un altro è svolgere. Diciamo sempre svolgere un'attività o svolgere un piano. Si usa con tante espressioni. Facciamo qualche esempio. Il lavoro si svolge agevolmente. 工作进行得非常顺利. Facciamo un altro esempio. Tutti si congratularono per l'opera da lui svolta. 所有人都庆祝他所完成的工作. Quindi svolto è la forma passiva di svolgere. L'ultima affermazione. Per copiare, gli studenti si affidano ad una persona fuori dalla classe. Per questo dice, ma al forum infatti non ci accede chi sta all'esame, ma tra virgolette il complice esterno. Quindi con lui per primo riceve l'SMS e la porta sul nostro forum. Gli studenti chiedono aiuto all'esterno, da chi porta le prove svolte e poi rimanda indietro i messaggi ai ragazzi o ai compagni di classe. In questo paragrafo c'è una parola chiave, il complice esterno. Che significa il complice? O la complica, vuol dire che chi prende parte con altri ad azioni disoneste o illecite. Facciamo qualche esempio. I complici fuggirono lasciandolo solo. Lasciandolo solo, i complici fuggirono. 同伙呢跑掉了，所以呢同伙落下他跑了。 Oppure complice si può usare come aggettivo, significa favorire. Per esempio, i ladri sono riusciti a fuggire complice oscurità. Complice oscurità vuol dire favorita oscurità. 表示受惠于这个黑暗，所以呢，小偷得以逃跑了. Quindi la strategia migliore della ragazza sarebbe trovare gli svolgimenti da internet attraverso i messaggi e durante gli esami. Perché rimandare un tema sembra impossibile, ma nel caso di una versione tradotta di greco, invece è molto semplice da loro. E da voi, quale pensate siano strategie di migliori? Fatemi sapere. Invece io avevo sempre paura di copiare quando sostenevo gli esami. Se gli insegnanti avessero scoperto,
Che avrei fatto? 今天我们最后一个学习的部分呢? 是, figura retorica. 修辞法. Abbiamo diversi tipi delle figure retoriche. Abbiamo metonimia, metafora, similitudine, ossimoro, alliterazione, onomatopea, iperbole. Capite i significati delle parole seguenti? E scegliete la parola giusta per l'elenco in bianco. Ok, vediamo insieme perché questa parte è abbastanza difficile, no? È molto complicata. Numero 1 è la soluzione e alliterazioni. 意思是 叠韵法, vuol dire è una figura retorica che consiste nella ripetizione del medesimo suono all'inizio all'interno di più parole contigue. Per esempio la ripetizione della consonante. 比如说我们来看一下一组辅音群的重复. Sono sotto solo il sole. Sembra molto musicale con la ripetizione delle consonanti, no? 因为辅音群的重复呢，让这个句子的节奏听起来非常有音乐感. 所以呢，我们经常在诗歌当中用这种方法. Avete capito? Numero 2. Si usa onomatopea, 拟声词, vuol dire formazione di parole che riproducono o suggeriscono rumori o suoni naturali. Per esempio, diciamo fruscio, 意思是 沙沙的声音, oppure gracchiare. 这个词呢，我们表示鸟类的叫声。 引申意呢，是指叽里呱啦的谈论某个事情. Facciamo un esempio. Smettila di gracchiare. Significa smettila di parlare. Avete capito? Facciamo un altro esempio. C'è un breve gre gre di ranelle. Gre gre 是我们模仿青蛙的叫声. 所以呢，这边指有一阵短促的蛙鸣声. Avete capito? Numero 3 si usa similitudine. È una figura retorica
che consiste nel paragonare tra loro concetti, immagini e cose sulla base della somiglianza di alcuni caratteri comuni. Per esempio, è scaduto come un sasso. 我们用像一块石头一样呢，比喻它倒下的方式。所以呢，我们在它倒下的方式和石头之间呢，找到一个共同的点。我们这个方法呢，就叫名誉了。 Numero 4. Metafora. È una figura retorica che consiste nel sostituire una parola o un'espressione con un'altra in base a un rapporto di palese o intuitiva analogia tra i rispettivi significati letterali. Per esempio, diciamo mi scoppia la testa. Significa scoppia la testa a me. 我的头快要爆炸了。通常呢，我们可以指身体上的痛，真的头疼，或者呢，我有麻烦了，有事让我头疼。Mi scoppia la testa. Che avete capito? Numero 5. Metonimia. Questa è una figura retorica che consiste nel trasferire un termine dal concetto cui strettamente si riferisce ad un altro, che in rapporto di reciproca dipendenza, generalmente non quantitativa. Se diciamo bere un bicchiere, vogliamo indicare bere un bicchiere di vino. Qui si toglie di vino, ma si capisce bere un bicchiere è proprio bere il vino. Avete capito? 我们常用一些简化词的方式呢，说喝一杯，那么听的人呢会懂，其实我们指的是喝一杯酒了。Numero 6. Iperbole. Figura retorica che consiste nell'intensificare un'espressione, esagerando o riducendo oltre misure le caratteristiche di qualcuno o qualcosa. Se diciamo mi piace da morire, indica mi piace molto molto, mi piace davvero. Facciamo un altro esempio. È un secolo che non lo vedo. Vuol dire è da molto tempo che non ci vediamo, no? È un modo esagerare, capito? Esagerare la descrizione, esagerare il fatto. L'ultimo, ossimoro. 这个用法呢，我们都用于文学的修饰，或者呢，以强烈的反差美作为讽刺。 È una figura retorica che consiste nel riunire in modo paradossale due termini contraddittori in una stessa espressione. Per esempio, un silenzio assordante, 喧闹的寂静. Ok, 最后呢，我们来看一些广告词。这些广告分别用了什么样的修辞手法呢？并且呢， indovinate che prodotti sono. 猜一猜这是什么样的广告呢？ Numero 1. Testa nera, colori brillanti e durevoli come diamanti. Questa invece è una pubblicità di tintura per i capelli. Durevole vuol dire dura molto tempo. Qui il colore brillanti e durevole vuol dire si può mantenere per molto tempo il colore. È brillante come diamanti. Si usano diamanti per fare paragone tra i capelli e la tintura nera. Qui è l'uso di similitudine. Se voi foste i nostri clienti, comprereste i prodotti? Dopo averli usati, i vostri capelli saranno brillanti come i diamanti. Ci credete? Numero 2. Rotolini regina. Non finiscono mai. Rotolini regina, invece, è una marca famosa di carta igienica. Rotolo vuol dire materiale avvolto su se stesso in forma più o meno cilindrica.
Il rotolino è quello più piccolo, no? Diciamo sempre un rotolo di carta, un rotolo di tela, un rotolo di stoffa. Avete capito? Rotolini Regina invece è il nome della marca. Questa carta igienica ha tanto volume più di quelle normali. È un modo di figura retorica per esagerare il fatto, per attirare i clienti a comprare i prodotti. Numero 3. Zucchetti Delfi. Anche l'acqua è il suo abito da sera. Abito da sera è un capo di particolare eleganza per rappresentazione di galla e di grandi bali. Qui usandolo si riferisce all'eleganza della luveneteria. Avete capito bene? Questa è una pubblicità di luveneteria e gli articoli di casa. Qui è l'uso di metonimia. Ok. 今天的课程呢，到这里就结束了。那么后面一篇呢，还有一些复习的作业，请大家务必完成。另外呢，请大家看练习册后面的单词表，有非常清楚的把每一课的单词都列出来。那么这一部分的内容呢，请务必要背诵哦。如果听力的部分还有不明白呢，可以参照练习册后面的原文。 我们说听力的部分呢是最难的，因为既需要单词量的扩展，又需要时间的沉淀，所以第一遍听不懂的时候呢，也不要气馁。 Guardatevi, ok? Restate con noi e studiamo insieme. 下一期节目再见。